Io credo che c'è molta reticenza e molta omertà perfino nel partito a cui oggi appare più affine Cacciari, che a me risultava in passato un esponente sia pure di alto prestigio del PD. Ora, io che non ho mai avuto un partito e che quando sono stato in qualche posizione mi hanno cacciato, dovunque, sempre, perché ero evidentemente sgradito a quelli stessi che mi proponevano, io so, come diceva Pasolini, so. E so perfettamente che potrebbe esserci un Presidente della Repubblica che corrisponde a quello a cui nessuno può dire di no. Perché che cos'è che è considerato e ammirato in Italia da tutto il mondo? Conosciuto? Bersani? Grillo? Berlusconi? No. Donatello? Giotto? Michelangelo? Brunelleschi? Morti. Verdi? Mozart e da Ponte. Allora arriviamo a un Stai punto facendo finale. tutti i nomi di candidabili, diciamo No, così. no, non di candidabili. Ma di una vita. Ci arrivo subito. Sono arrivato a Verdi per Però dire sono che è tutti più difficile vivi, ascoltare, sono tutti potrei più dire vivi dei qualcuno candidati, anche di quelli secondo me. viventi, potrei Si sta dire avvicinando al nome, Ceronetti, potrei dire dei nomi, ma arrivavo a un nome più giusto e a parte quello che io ho già fatto, invisissimo. Tanto da chiamarlo qui da te, con mia ira, Cancronesi, che è Umberto Veronesi, che il mondo riconosce e che ha solo il limite dell'età. Non è morto, ma è molto avanti nel tempo. Ce n'è uno però che è un po' più indietro nel tempo e ha un nome, per cui mentre questi qua poi è dicono, vegetariano, lo anche lui dico, sì, combatte il nome è questo, bene. quando Berlusconi dice ci vuole un moderato di centrodestra, ma che vuol dire quello? È talmente arcaico, il nome è semplice, Riccardo Muti. Voglio che qualcuno mi dica a sinistra, no, Muti è di destra. Muti non è di destra. Muti è la musica italiana, è Verdi, è da Ponte, è Rossini, è la grande civiltà italiana che viene sempre negata da questi ignoranti e capre che parlano, ma noi vogliamo, abbiamo un nome, non lo diciamo, 5 Stelle, la suite è il 5 Stelle. Cos'è questa mania di chiamare un partito 5 Stelle? Vabbè, No, lo chiamano 5 diciamolo Stelle perché aspirano ad andare sull'auto blu. Come hanno fatto in Sicilia, li hanno beccati come. Oddio, sull'autoblu. dai, quello. Beh, voglio dire, non mi interessa criticare loro, mi interessa di dire perché non dicono nomi? Non ci sono i nomi? Ci sono i nomi. Non esiste Carlo Petrini con un progetto economico formidabile? Non esiste Massimo Cacciari? Non ha scritto abbastanza per essere meglio di Marini? Amato e qualche altro catenaccio di un'epoca perduta? E allora vogliamo dire i nomi? Non li dicono, perché? Perché si cagano sotto, perché noi dobbiamo, aspettiamo cosa dice Grillo, che essendo ignorante come una capra non sa che nome dire, perché Muti, lui forse non sa bene cosa sia. Dice, ma Muti forse era un gerarca fascista. Ettore Muti, aspetta, ma mai possiamo credere che Grillo abbia mai sentito Jupiter di Mozart? Possiamo credere? Dubito. Certo, sono assolutamente certo che non ha mai visto Piero della Francesca e non è mai stato a vedere, tanto che l'altra volta lo dicevo da Magari te. nel weekend Beh, adesso ci andiamo, ultimo ci è andiamo, gli andato, facciamo una perché guida così, turistica per andare a così ti vedere togli un argomento polemico, eh. qualche quadro di Rubens a Genova. Perché ti pare possibile che Berlino abbia 3 volte i turisti che a Roma? Quel cesso di città che è Berlino, bombardata e senza nient'altro, una Non città. sono Sì, d'accordo, no, eh. no, Roma. Ma cosa? Ma me la devi spiegare. Spenderei una Perché? lancia per Sì, Berlino, va bene, perché ma la trovo perché molto interessante, 3 bella, milioni di. C'è cioè, 3 volte di più a Berlino basta, e quante basta, persone vanno, santo secondo voi, Rodovia. a Piacenza? Basta. A Piacenza, quante persone? Ma è stato qualcuno? O a Castello Arquato? Ma Qualcuno basta, c'è. Ma stai zitto santo tu, che non Rodovia. sei stato neanche a vedere le cose di casa tua, che non sai un cazzo, nulla sai. Non sai cosa c'è nelle chiese di Venezia? Hai fatto fare il ponte di Calatrava! Tu l'hai fatto Ma l'hai fare! appena Soldi proposto. Ma buttati per un ponte inutile! Sì, pensaci tu, ma posto stai dove hai buttato i soldi? zitto, ma mi sembrava un ma ragionamento, hai buttato i soldi dello mi Stato! sembrava un Ma ragionamento stai un po' più zitto! interessante. Ma sì, l'hai appena l'hai proposto fatto per tu! il finale! Vabbè, però siccome fa lo spiritoso. E l'ha scancellato subito! Comunque, proposta scancellata. Se mi lasci fare una nota candidato, come la volta scorsa che sì. fece la Tra punta quello più e alta Scillo, d'ascolto, Carlo insomma. Dossi, avrei portato qua un testo degno del nostro, che è Campanella, Città del Sole, filosofo degno di memoria, il quale dice anche a Berlusconi, il principe deve essere virtuoso. Ecco che lo descrive. I popoli si sottomettono volentieri a un principe in cui risplende qualche preminenza di virtù.
perché niuno si sdegna di obbedire e stare sotto a chi gli è superiore. E Aristotele vuole che quei che avanzano gli altri d'ingegno, di giudizio, siano per ragione naturale principi. L'eminenza dunque della virtù del principe lo fa massime affabile, e principalmente nel mostrare ad amare i suoi popoli come padre, facendosi parlare, vedere, rendere conto agli ufficiali bassi e intendere più i poveri che i ricchi. Ora, se nel 1580-90 Campanella poteva dire cose come queste sul principe, non avremmo qualcuno di cui essere orgogliosi, di cui dire siamo sicuri che è un uomo che ci rappresenta? No, cioè, dobbiamo non dire il nome. Persi Riccardo Muti. Nel vostro quando allora, facciamo una cosa al giro. Tutti state aspettando.